Oltreoceano è il momento del faccia a faccia, del vero e proprio scontro tra giocatori e proprietari. È il momento del lockout, è il momento che fa gioire noi, sì, perché altrimenti Thornton, Nash, Spezza, Tavares e soprattutto Max Pacioretty, come potevamo goderceli? Buonasera Max Pacioretty, benvenuto a Sport Non Stop. Grazie. Che parla già italiano, quindi allora Max ha origini italiane e ha voluto aprire così questa sua prima esperienza alla TV svizzera. Parla, dice altre cose in italiano, solo grazie. No, that's all I know, no, sorry. È tutto quello che so dire, mi spiace. Vabbè, avrai tempo. Noi speriamo che tu possa avere tanto tempo per parlare l'italiano. Non lo auguriamo naturalmente ai tifosi dei Canadien, tra cui c'è anche Marco Baron. Buonasera. Buonasera Marco. No, cosa dici? Ce lo teniamo Ma per assolutamente, è chiaro, quando abbiamo la fortuna di avere giocatori come il Max che gioca in campionato svizzero, che gioca per l'Ambrì, giocatori così, è chiaro, dispiace speriamo un nel po' che non lockout. gioca l'NHL, però sono contentissimo di vedere giocatori come lui qui davanti per noi. Allora, Max, tutti aspettano, io in primis, di ascoltarti. Abbiamo tante domande per te, per ripercorrere la tua giovane carriera, comunque le tue aspettative, però prima mi devi concedere una battuta con Marco, a cui devo chiedere scusa, Marco, perché settimana scorsa avevate ragione tu e Sandro Bertaggia, Su a cosa? Lugano non esisteva un caso Sannitz. Adesso è a Kloten. Sì, tu mi stai mettendo in una certa posizione. Caso Sanis, appunto, io non lo so. Quello che c'era, se c'erano problemi fuori del ghiaccio o no, non posso saperlo. Io assolutamente, onestamente, anche se lo saprei, non te lo direi. Però no, Appunto, no, vedi, ma siete non stati lo bravi, so, non lo solo per so, dire che siete non lo stati so. bravissimi settimana scorsa. Ma no, ma solo per dirti che adesso sono contento per Raffaele, che lui ha avuto l'opportunità, e lui forse un cambiamento, quello che ho bisogno sicuramente. E adesso lui partirà ancora al 100%. Un bel cambiamento anche per Max da Montreal ad Ambrì. Però martedì, al momento della tua presentazione, hai voluto sottolineare l'importanza di vestire una maglia storicamente importante in Svizzera. Hai parlato più volte di orgoglio. Detto da uno che veste la maglia dei Canadiens, vale a dire una delle originali sei squadre che hanno dato via la National Hockey League, credo che sia stato un messaggio importante che ha fatto piacere ai tifosi dell'Ambrì. Ambry is a very Beh, traditional team, just like l'Ambrì è Montreal, una so I squadra think molto that's why tradizionale, I'm so così excited to come be i here. Canadiens. E It quindi reminds me a lot sono of molto playing felice in di essere qui. the Mi Bell ricorda Center molto lo and had stesso a big change ambiente my che avevo in first year Canada. and Mi feeling ricordo like that. le prime partite che ho giocato in Canada. Allora, visto che ti dimostri già così legato a questi tuoi nuovi colori e che hai dimostrato di conoscere comunque la storia del club che hai scelto per questa tua avventura in Svizzera, propongo a te, ma anche a Marco, un piccolo quiz. Ci stai? Un gioco? Allora, vediamo se conosci veramente Sì, Ambrì. sì. Prima domanda, come si chiama la pista? Ok, Velasha. perfetto, e qua ci siamo. Quanti campionati ha vinto l'Ambrì? I don't know, I'm Questa non sorry, la I so, mi don't dispiace. know. Zero. Esatto, ci ha pensato Zero. bene, Marco non ha suggerito. Terza domanda, il nome di almeno uno straniero forte arrivato dal Nord America ad Ambrì in passato, prima di te. I think Marco is one of them. Marco Allora, probabilmente. 3 su 3, Max Pacioretty conosce alla grande dunque la realtà in cui si è calato. Perfect. Perfetto. Aspetta, cosa ridi? Adesso tocca a te, perché Oh, no. tu sei l'orgoglio québécois, devi parlare, guarda caso, guarda dietro di te cosa stanno passando, sono Chi è foto che quello? hanno. Ivan Cornuali. Bravo. Ecco. Ecco, allora, queste le conosciute. Quanti titoli di NHL hanno vinto i Canadiens? Cos'è hanno vinto? 26? A me ne risulta 24. 24? How many cups? 26, 22? 24. Maggiore? 24. 24. Ecco. Ero vicino. Dimmi gli svizzeri che hanno giocato a Montreal. Streit, Diaz, Weber. C'è proprio portiere? Portieri no. Un portiere no. No, ma mi sembrava, l'ho sbagliato io. Miglior marcatore della storia dei Canadiens? Miglior marcatore, Guy Lafleur. Ottimo. Mancheresco, chi non conosce la E va bene, Comment Nord. non è, insomma, non è mai detto, insomma, non Giusto. si può sapere proprio sempre tutto. Comunque, complimenti. Max, perché hai scelto il 67 a Montreal e poi l'hai portato ad Ambrì?
67 was just a number they gave to me. 67 è un numero che mi hanno dato in realtà durante l'allenamento, e quando mi hanno detto che sarei andato avanti con questo numero, ho detto va bene, perché no, nessuno l'aveva mai portato prima. E poi quando mi hanno chiesto qui, ho detto allora mi tengo ancora il mio 67. Non c'è nessun background, non devo difendere nulla in pratica. Tu sei uno che comunque ha fatto tante cose per la prima volta a Montreal, per esempio. Sei il primo non canadese ad aver segnato qualcosa come più di 30 gol. Sei già un orgoglio comunque per i tifosi canadiens. The fans in Montreal, i tifosi a Montreal sono stati dalla mia parte già da un bel po' ormai, però ci è voluto un po' per abituarsi alle pressioni. Il fatto che sono riuscito a superare queste pressioni dei media e dei tifosi mi ha aiutato tantissimo, e spero che mi aiuterà anche qui a Ambrì. Oh, Max Pacioretti, le origini sono chiaramente italiane. Ci racconti come sei diventato Pacioretti? Hai perso dei pezzi, ne hai aggiunti delle altre? La storia come la so io è che i miei parenti, i miei antenati, insomma, sono arrivati negli Stati Uniti e c'erano delle discriminazioni nei confronti degli immigrati italiani. Allora il cognome si è tolta una C e poi si è aggiunta la Y alla fine, e mio padre ora dice che vorrebbe tornare indietro, ma è un po' tardi. A me piace comunque la mia origine italiana, ne sono fiero. E per quanto rimane, vale anche per te Marco, nelle generazioni a seguire l'attaccamento comunque alle origini, in questo caso quelle italiane, per tutte e due? Vediamo cosa il Max dice dopo. Tu pensa. Beh, lui ha detto che è orgoglioso. Certo. I'm very proud. Sì, sono molto fiero delle mie origini italiane. Mia madre parla spagnolo e parla sempre del fatto che l'italiano e lo spagnolo siano molto simili, e quindi lei capisce in parte l'italiano. Diciamo che c'è una comunità molto forte anche a Montreal di italiani, italoamericani, italo-canadesi, anzi. E loro mi hanno anche messo sotto pressione dicendo devi imparare l'italiano, e quelli che non parlano l'italiano vengono un po' discriminati, quindi cercherò di imparare. Ecco. Marco. Ma penso che essere orgoglioso della sua origine è importantissimo. Quello è chiaro. Io sono nato genitori italiani, che io quando giocavo juniori, giocavo in Canada, io ho la bandiera italiana dietro la maschera, perché essendo via lo sei ancora di più da quello che lo sei normalmente. Magari anche il Max, essendo americano, qui lo senti di più addirittura. Ti adegui dove sei, però le tue origini rimangono sempre. Devi adattarti, chiaramente. Non devi solo pensare con la mentalità del tuo paese di adeguarti, però quello rimarrà e deve rimanere. Max, ti senti un predestinato? Non lo so, ma io prendo la vita un giorno per volta, perché le situazioni che ho dovuto affrontare nel corso della mia vita mi hanno spinto a adottare questa filosofia. Per quello ho avuto successo nell'hockey, sono diventato migliore come persona alla fine. E anche ad Ambrì faccio così, un giorno per volta cerco di migliorare, e anche il mio collegamento con la squadra. Dico questo perché anche il tuo esordio ad Ambrì non è stato per nulla banale. Correggimi se sbaglio, il tuo esordio in NHL ha significato prima partita, se non mi sono segnato male, il 2 gennaio del 2009, prima partita, primo tiro, primo gol. Fai l'esordio con l'Ambrì, prima partita, primo tiro, primo gol. E che tiro? Perché Conz la sta ancora cercando adesso, perché non era tanto abituato a dei tiri del genere. Sì, è quasi incredibile pensare che la stessa situazione si sia ripetuta proprio pari pari. Però ho chiuso gli occhi e ho tirato e basta, ed è andata dove doveva andare. Quindi è naturalmente una sensazione magnifica. I tifosi ad Ambrì mi hanno veramente incitato tantissimo, mi sono sentito galvanizzato ad Ambrì. Quindi devo dire che cercherò comunque di migliorare giorno dopo giorno per dare loro soddisfazioni. E che squadra hai trovato? Che idea ti eri fatto comunque dell'Ambrì nel momento in cui hai scelto di salutare Montreal durante il lockout e sposare la causa leventinese?
È sicuramente un'ottima serie questa, quindi giocare qui in Svizzera richiede proprio delle abilità specifiche. Cerco di fare le cose in maniera semplice, ma forse il puck qui bisogna farlo correre un po' di più, il disco vola di più. Naturalmente devo un po' abituarmi al nuovo modo di giocare, ma la squadra mi ha aiutato tantissimo. È solo una settimana che sono qui, ma tutti mi hanno già fatto sentire a casa, abbiamo parlato e mi hanno aiutato. E devo dire che sicuramente si può imparare un sacco di cose positive dalle due partite che ho giocato finora. Noi stiamo andando nella direzione giusta, se lavoriamo sodo i risultati seguiranno ed è quello che noi vogliamo. Non senti comunque nell'ambiente, comunque in squadra, l'angoscia della vittoria che manca? Una vittoria all'esordio e poi 5 sconfitte. Yeah, absolutely. Beh, un po' sì, la situazione dove mi sono trovato a vivere anche a Montreal quest'anno, io volevo tornare a Montreal dopo un anno negativo e ora arrivare a Ambrì è un po' la stessa situazione, nessuno vuole deludere i tifosi, quindi dal primo giorno in cui sono arrivato ho sentito che tutti vogliono di nuovo rendere la tifoseria fiera di essere per l'Ambrì e quindi l'ambiente è molto competitivo. Ed è per questo che spero davvero, come ho detto, spero di poterli aiutare a vincere molte partite. Marco, quando sei arrivato ad Ambrì, sì. I tuoi compagni ti hanno chiesto magari dei regali, dei souvenir dal Nord America? Non quando sono arrivato, quando sapevano che partivo magari in vacanza, lì sicuro. Perché Max invece hanno già chiesto dei regali, perché Inti Pestoni su Twitter ha già postato un grazie Max per un regalo, per una maglietta. He saw my pants hanging in the, mi ha visto, ha visto la mia divisa che era a lavare e mi ha detto, senti, ma non è che posso avere un paio di pantaloni come questi? E così glieli ho dati, insomma. Tutti mi chiedono com'è che si gioca in Canada, nella NHL, tutti seguono naturalmente la NHL ed è bello vedere che anche la base dei tifosi è praticamente come quella a cui ero abituato in Canada, tutti mi aiutano tantissimo, non mi aspettavo. Questo calore, ecco, anche il sostegno di tutta la squadra. Ripeto, che mi parlano, non mi escludono e nessuno si è offeso che sono arrivato, perché non voglio rubare il posto a nessuno io. Fa piacere sentire un campione, una stella della NHL, parlare così comunque di una realtà che è chiaramente molto più piccola, meno importante di quella che vive abitualmente. Facciamo prendere un attimo di fiato a Max, anche se mi sembra freschissimo. Sì, lui è inviato, parla benissimo, sì. Bene, molto bene. Però ci prendiamo una pausa e gli mostriamo, in tua compagnia, Marco, alcuni gol di questo weekend, di questa settimana del Lugano. Perché sarà un caso, ma non credo che sia un caso, ma tanti gol, in modo particolare con il Davos, sono arrivati direttamente da ingaggio. Più bravi gli attaccanti o più poi le squadre avversarie che prendono gol direttamente su ingaggio. Sembra l'uovo di Colombo. Sì, ma specialmente sull'ingaggio, quando vedi specialmente questa partita qui, lì ci sono stati grande lavoro, vuol dire che Lugano offensivamente era pronto, però anche defensivamente tu hai il tuo uomo che non devi lasciare passare. Dunque dipende da che parte lo guardi, però logicamente chi ha subito dice che non hanno fatto il loro lavoro, che sull'ingaggio ognuno ha il suo compito ben preciso. Specialmente che sia centro, che sia ala, qui possiamo chiedere un campione dell'NHL, lui te lo dirà, specialmente dove i dettagli sono ancora molto più importanti. No, non più importanti, sono importanti, ma forse applicati un po' meglio. Max, sono i dettagli che fanno la differenza. La differenza è enorme in queste partite. Naturalmente gli ingaggi sono una parte fondamentale di queste partite, l'abbiamo visto, l'avete visto anche qui, c'è stato un gol subito dopo il secondo scambio. Ci sono così tanti piccoli dettagli a cui stare attenti e anche nella NHL lo si fa, devi proprio stare attento a tutti i piccoli aspetti della partita. Abbiamo visto un Lugano letale con Kloten e poi soprattutto con il Davos su ingaggio, un Lugano che poi però ieri sera ha subito proprio un gol direttamente su ingaggio con Streit nella sconfitta netta di Berna. La missione di Juras in questo momento è far trovare continuità alla squadra? Trovare continuità, assolutamente, perché a parte la partita di ieri, chiaramente il Lugano stava andando bene comunque, 12 punti in 5 partite.
era secondo, se non guardiamo gol fatti, gol subiti, solo la questione dei gol subiti difensivamente, a differenza dell'anno scorso, c'è una differenza immensa. Dunque penso che avere giusto quello che dici tu, continuità. Continuità che ha avuto sull'arco di 60 minuti nella partita con il Davos. Alla Resega i tifosi di hockey hanno potuto godersi solo per meno di 10 minuti la coppia Thornton e Nash, perché Nash è uscito malconcio da uno scontro con Häkkinen. Noi in settimana però eravamo andati a sentirli. Veni, vidi, vici. L'arrivo a Davos di Joe Thornton e Rick Nash è davvero sembrato a tutti gli appassionati di hockey su ghiaccio lo sbarco di due extraterrestri. The country, maybe. No, we just got lucky, I think, one game. La fortuna ha ben poco a che vedere con la classe dei due tornati a vestire la stessa maglia di 7 anni fa. Yeah, remember Spangler Cup sticks out. Mi ricordo la vittoria nella Coppa Spengler e poi anche il successo in campionato. In pratica abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere. È soprattutto per questi motivi che abbiamo deciso di tornare a Davos. È bello vivere qui ed il paesaggio poi. È stupendo. Nash e Thornton assieme nel campionato della NHL pesano qualcosa come 15 milioni, ma sono due ragazzi rimasti con i piedi per terra e qualche giorno fa si sono rifiutati di volare in elicottero da Davos a Zurigo per un'intervista, optando per l'automobile. Well, yeah, I think we both think of ourselves. Ci riteniamo due persone normali che hanno scelto l'hockey su ghiaccio come professione. Non vogliamo trattamenti speciali, vogliamo essere parte integrante di questa comunità, sentirci a casa tra gli svizzeri e la gente di Davos. Just be part of the Swiss people while we're here. I think I'm the same. Penso di essere la stessa persona, indipendentemente dal luogo dove vivo. Non vedo perché dovrei cambiare. Il fatto che siamo in Svizzera non muta certo le cose. Noi siamo sempre gli stessi. Dell'esperienza di 7 anni fa sono rimasti sì dei bei ricordi legati alla vittoria del campionato, della Coppa Spengler, ma anche delle profonde amicizie. Joe Thornton, appena arrivato in Svizzera, ha chiesto ad esempio di Thomas Boimle e di Florian Blattner, attuale difensore del Lugano. Negli Stati Uniti è una superstar, ciononostante sul ghiaccio e in privato è una persona normale, un ragazzo geniale, un vero amico. Well, we both even Fabian Suter. Non solo Blatter, ma anche Fabian Suter e Peter Guggisberg. Erano tutti ragazzi che allora avevano 20 anni e ci si frequentava spesso. Abbiamo trascorso dei bei momenti assieme, quindi è stato normale per me chiedere di loro. Sono sempre di più i giocatori che scelgono Davos per il carisma del condottiero dei grigionesi Arno Del Curto, e anche la scelta di Thornton e Nash è stata dettata dal cuore. Ma Arno Del Curto avrebbe qualche chance di allenare nella NHL oppure ha semplicemente il passaporto sbagliato? Penso che siano molti giocatori attratti dalla personalità di Arno Del Curto che vogliono lavorare con lui. Ha una grande passione, un carattere focoso, un profondo amore per l'hockey su ghiaccio. Sono sicuro che ci sono dei giocatori della NHL che vorrebbero averlo come coach. Nella storia della National Hockey League non ci sono molti allenatori stranieri. Non ci sono, ad esempio, coach russi, né cechi. Secondo me c'è bisogno di qualcuno che riesca a rompere questa tradizione. E poi sono certo che la strada si aprirebbe anche agli allenatori europei. I giovani che hanno avuto modo di giocare con Nash e Thornton hanno sempre sottolineato l'enorme disponibilità delle due star. Gregory Hoffman, anche grazie a loro, si è addirittura ritrovato capocannoniere dei grigionesi. Qui a Davos tutti si aiutano, è un mix perfetto di giocatori giovani ed elementi più scafati. C'è una bella armonia nel gruppo e sono certo che anche quest'anno riusciremo a stabilire dei legami di profonda amicizia con i nostri compagni. È un gruppo unito e sono felice di essere qui. Joe Thornton e Rick Nash sono due giocatori spettacolari, sia sul ghiaccio che in spogliatoio. Prima cosa che ho pensato sul ghiaccio era impressionante vederli e ero un po' scioccato sul momento, perché magari 2 o 3 giorni prima li guardavo sul computer alla tele e il giorno dopo li avevo davanti a me e faceva molta impressione.
crescere da piccolo con il sogno della NHL e poi un giorno arrivare qua a Davos e avere la possibilità di giocare contro due big della NHL è veramente una bellissima esperienza e una grande emozione. Sposato con un argoviese, Joe Thornton tra due anni potrà chiedere il passaporto svizzero. Ha già magari pensato alla possibilità di tornare nel paese di sua moglie e di far crescere qui vostra figlia? Oh yeah, it's a definite possibility. È una possibilità. Tutte le estati ritorniamo a Davos per allenarci. Mia figlia crescerà e io diventerò più vecchio. Quando dovremo decidere dove andrà a scuola, mi porrò sicuramente la domanda. Mia moglie è svizzera e adorerebbe tornare a vivere qui. Non è una decisione che dovrò prendere immediatamente, ma è sicuramente una valida opzione. Dopo aver trascorso 9 stagioni con Columbus, Rick Nash è stato protagonista della trade dell'anno con il suo passaggio ai New York Rangers. È eccitante. A dire il vero non ho ancora potuto vivere per davvero la città visto che sono arrivato quest'anno e c'è il lockout. Sono felice di giocare per una grande squadra che giocherà sicuramente i playoff. Attendo con impazienza di poter vestire la nuova maglia, ma non so quando succederà. Durante il primo lockout pensavamo di rimanere in Svizzera un paio di mesi, ci siamo rimasti per tutta la stagione. Oggi credo ci siano ottime chance per rimanere a lungo e cercare di vincere nuovamente il campionato col Davos. E se il lockout dovesse protrarsi fino al termine della stagione, Thornton e Del Curto potrebbero anche ritrovarsi attorno ad un tavolo da poker. Mi ha chiesto di giocare, ma per il momento gli ho lasciato i soldi. E Max Pacioretty quanto si fermerà ad Ambrì? Perché abbiamo sentito Thornton dire, ma magari tutta la stagione. That's the way it's looking right now, but, sembrerebbe che probabilmente va avanti per tutta la stagione, però ripeto, un giorno dopo l'altro, un passo dopo l'altro, ancora di più in questa situazione. Ma io penso che durerà un po'. E invece dove pensa di vedere la propria famiglia il giorno che tra 15 anni, 16, perché tanto sei giovanissimo, finirà di giocare? Max e Katia dove faranno crescere la propria famiglia? In Russia? Definitely not Russia. Non in Russia, no, proprio no. Mia moglie stava qui a Zurigo durante l'estate, giocava a tennis e suo fratello giocava a hockey, quindi conosce bene la Svizzera e mi ha già spiegato un po' come sarebbe stato vivere in Svizzera. Ci piace tantissimo stare qui, vediamo. Oh, qui magari si aprono degli spiragli per tenerci stretto Max Pacioretty, altro che anche dopo il lockout, anche se credo che il suo contratto sia un po' pesante per noi. Io non lo so, tu sai qualcosa. 6 anni con Montreal a 26 milioni, 27? Don't answer that question, don't answer. Lasciamo perdere. Non deve risponderti. C'è qualcuno con cui hai legato già particolarmente ad Ambrì, o qualcuno che ti sembra un po' più simpatico degli altri? In meno di una settimana so che è difficile, ma magari... Everyone on the team's been great, tutti nella squadra sono stati veramente carini. Il capitano Paolo Duca mi ha veramente preso sotto la sua ala, vive vicino a me, vive a Locarno e io ad Ascona, quindi andiamo in macchina insieme avanti e indietro ad Ambrì e è bello, quindi ci vediamo. Ma tutti sono stati veramente carini, ma diciamo che il capitano è stato quello che mi ha aiutato di più finora. Due partite fin qui in National League per Max Pacioretty. Quando hai messo piede sul ghiaccio, hai pensato comunque la mia carriera è altrove, quindi magari cerco di evitare determinati contatti? Te lo chiedo perché venerdì sera, per esempio, Rick Nash è uscito malconcio da uno scontro con Häkkinen. Dovrebbe essere una settimana di assenza dalla pista. Però, insomma, voi siete un patrimonio vero e proprio per le franchigie di NHL. C'è questo pensiero, magari, nella vostra testa di non rischiare troppo? No, per niente. Anche a casa, anche in Canada, quando posso anche ferirmi o avere un incidente da un'altra parte, facendo ginnastica, allenandomi. A me piace giocare all'hockey, la cosa per cui vivo, quindi io voglio giocare a hockey perché questo è quello che so fare, voglio aiutare la mia squadra, non ci penso. La risposta migliore. Perfetto, ma lui risponde molto molto bene, molto professionale, sa cos'è il suo ruolo. Devo dirti che per un giovane, perché comunque molto giovane,
parlando con lui si vede che sa quello che vuole, che è molto professionale, che no, un ragazzo che impressiona, e non solo sul ghiaccio. Max, sei giovane, sei un professionista serio, non si arriva laddove sei già arrivato per caso, hai già vissuto, però parlavi di infortuni, un infortunio terribile. Quante volte hai rivisto quelle immagini? Beh, l'unica parte positiva è che io non mi ricordo esattamente quando è successo. Non appena stavo meglio, l'ho usato come una motivazione appunto per essere un giocatore migliore, una persona migliore. Mi ha aiutato perché sono cresciuto, se volete, in un periodo piuttosto breve e devo dire che quello che ho imparato da questa situazione mi ha aiutato tantissimo in tutta la vita. Qui non si vede bene, scusa Steph, perché lui ha preso praticamente, qui sembra che il Ciara solo il check, ma lui ha preso il palo. Sì, si vedrà dal replay. Si vede nel palo che dove finisce il plexi praticamente, che come mi diceva il Max, dopo il suo incidente hanno cambiato sistema, giustamente. Come spesso accade. Deve succedere qualcosa di grave, esatto, però lui ha preso una botta che è incredibile, veramente. Max deve ringraziare sicuramente il suo fisico, deve ringraziare i sanitari che hanno capito subito cosa era successo, non ti hanno mosso di un millimetro, ti hanno messo il collare, tu, ricordiamo, hai rotto la quarta vertebra, è stato veramente un incidente pauroso. Quanta paura hai avuto nel momento in cui ti sei risvegliato, hai iniziato di nuovo a ricordare quello che eri e hai mai... E quando hai capito che saresti tornato a essere un grande giocatore di hockey? È difficile spiegare quello che ho provato, però ho capito che sono stato così vicino a perdere sia la carriera che la vita e quindi non bisogna più dare niente per scontato. Alla fine ho capito, continuo a ripeterlo, ma è vero, ci è voluto questo incidente per motivarmi a essere davvero un migliore giocatore e una migliore persona alla fine. Marco, io alla pelle d'oca a sentirlo, ma rimango impressionato dalla tranquillità, la serenità con cui parli di questo episodio. Ma come abbiamo detto prima, lui vedi che quando parla è molto, sa quello che dice, pensa e come dice lui, ha ripetuto diverse volte dopo questi incidenti qui che avete visto, era terrificante da vedere una cosa assolutamente. Lui insiste dal fatto e sono convinto che lo pensa veramente, l'ha reso meglio come giocatore ma anche come persona. Adesso vedi tutto il resto diversamente, perché lui, ragazzi, lui ha rischiato, ma ha rischiato la pelle lì. Hai visto il palo come l'ha preso, la scena, come dici tu, da di dietro. È una cosa assolutamente incredibile. È stato un recupero lungo, un recupero difficile. La squadra, i tuoi compagni, sono riusciti a starti al fianco. Sappiamo, i ritmi delle NHL sono insostenibili. Siete sempre in viaggio, state sempre giocando. I tuoi compagni sono riusciti comunque a far sentire la vicinanza? La cosa che mi ha aiutato di più a riprendermi è stato proprio il sostegno dai miei compagni di squadra, dall'organizzazione e dalla città anche di Montreal. Io praticamente ho avuto bisogno di un sacco di riposo per il collo, per la cervicale, ho avuto tutta l'estate per raccogliere energie, per prepararmi. Senza il sostegno della città e dei tifosi davvero non credo che ce l'avrei fatta così bene come poi è andata. Sono stato veramente fortunato, la città di Montreal, dove l'hockey è tantissimo e tutto, mi hanno aiutato davvero. Ti è stata vicina anche la società, perché tu poi hai prolungato il tuo contratto con i Canadiens proprio nelle settimane in cui stavi recuperando, quindi non c'era comunque tutta questa garanzia che tu saresti tornato a fare faville. Ero in un punto nella mia carriera dove stavo cercando di capire dove volevo andare e avevo ricevuto delle offerte da altre squadre e io avrei potuto fare effettivamente anche altre cose, ma diciamo questo è stato un incidente di percorso, ma ripeto, l'ho usato come motivazione e ora sono migliore di quello che ero prima, grazie al sostegno dell'allenatore, della città, dei fan. Ho dovuto dimostrare loro che potevo essere meglio di quello che ero prima e grazie al cielo sono riuscito a farlo. Io torno a ripetermi, perché per il tuo esordio con i Canadiens
prima partita, primo tiro, primo gol. La stessa cosa ad Ambrì. La tua carriera comunque è molto particolare. L'incidente è accaduto l'8 marzo del 2011. L'8 marzo 2012 segni due gol con Edmonton e sei il primo non canadese appunto a segnare più di 30 gol. Tu credi a delle combinazioni magiche, magari che ci siano delle date o qualcosa di particolare nella tua vita, nella tua carriera? I think it's, credo che too much of a coincidence, non sono coincidenze, quindi c'è davvero qualcos'altro. Mia madre è molto religiosa e so che c'è stata una serie di avvenimenti, come hai detto tu adesso, e lei mi ha detto puoi solo pensare che Dio c'entri, insomma. Edmonton, quello che è successo a Edmonton per me è stato veramente straordinario ed era un anniversario, un anno esatto dopo il mio incidente. E quindi la vita è strana a volte e non è una coincidenza davvero, no. Non può essere. Marco, noi spesso parliamo appunto di destino, del fato. Sì. Tu? Ma qui l'importante è che lui sia qui. Io continuo a dire che lui ha potuto giocare, che lui continua, che è un grandissimo giocatore, che ha ancora tanti anni davanti di lui e tanti buoni anni. E ripeto, io lo ascolto volentieri perché vedo che è un ragazzo veramente che sa quello che dice e che pensa a quello che dice. E caristicamente, anche se è qui solo da due partite, noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo l'anno scorso appunto a Montreal. Però sapendo adesso com'è lui, sai, sul ghiaccio, quando c'hai giocatori come lui, è importante che i nostri giocatori, sai, si una spugna. Spugna, esatto. Spugna, si prende e si vede il modo di lavorare, da vedere la visione, la vita, il gioco, di imparare tutte queste cose qui. Quando c'è qualcuno di positivo che ti fa vedere la strada giusto, importantissimo cercare da prendere le cose buone, chiaro. Ad inizio pomeriggio vi ho detto, attenzione perché sarà una pagina hockey, grandi firme, Max Pacioretty, Thornton, Nash, è il momento di Spezza. 29 anni da 10 è la colonna dei Senators, una vera e propria icona della franchigia dell'Ontario, tanto da essere considerato, dopo il sindaco della città, una delle persone più influenti di Ottawa, un vero e proprio VIP. Spero sia perché gioco da così tanto tempo con la maglia dei Senators e con un certo successo. E molti mi considerano un leader, ho insomma una buona reputazione. Sin dalla più tenera età, Jason Spezza ha imparato a convivere con la popolarità. Quando era un bimbo, infatti, è stato scelto per diverse pubblicità e fu addirittura il volto del cartellone di Babe, il musical di Broadway. Quando sei così piccolo, non capisci quello che ti succede. Provi solo piacere in quello che fai. Più tardi ho iniziato a interessarmi all'hockey su ghiaccio e questo sport mi piaceva. Era un gioco che mi divertiva, c'erano altri ragazzi. Mi piaceva lo spirito di gruppo. Non so cosa faranno i miei figli. Sono padre di due bambine, quindi non so se sceglieranno l'hockey su ghiaccio. Forse prenderanno altre strade. Io sono il loro papà e dovrò solo sostenerle. Saranno poi loro a scegliere il loro futuro. Jason Spezza è un leader nato sia sul ghiaccio che fuori dal ghiaccio ed è già diventato anche presidente della Lega del campionato di Fanta Baseball che organizza con i compagni dei Senators. È vero, abbiamo organizzato una nostra lega. Sapete come funziona. Comprate dei giocatori e li seguite in un campionato virtuale. Il nome Spezza non lascia dubbi sulle origini italiane della nuova star della Rappersville. My father grew up, he lived there till he was 10. Mio padre ha lasciato l'Italia quando aveva 10 anni. I miei nonni vivono in Nord America, ma hanno ancora fratelli e sorelle in Italia. Spero che i miei genitori verranno a trovarmi in Svizzera. L'Italia mi piace. Ci sono stato due volte in vacanza con mia moglie. Abbiamo visitato la costa amalfitana, davvero un bel posto. Nella NHL, proprietari e giocatori sembrano ancora molto distanti, difficile, insomma, capire quanto durerà questo lockout. It's hard to say right now. I think, you know, there's a lot of unknown right now and è difficile da dire adesso, le parti sono così distanti tra di loro, una soluzione immediata sembra impossibile. Io volevo continuare a giocare, non restare con le mani in mano. Ho parlato con alcuni colleghi che avevano già giocato nel campionato svizzero e tutti erano entusiasti. Durante i mondiali ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il vostro paese. Le persone sono gentili, il campionato è interessante. Se la stagione di National Hockey League non dovesse iniziare, giocare nel campionato svizzero non può che essere positivo.
Beh, noi siamo abituati al fantacalcio, naturalmente al fantahockey, non sapevo che ci fosse anche fantabaseball. Il fantabaseball, che deve essere di una noia mortale, scusa. Per te sì, per me no, per noi no. Max, facciamo un po' di fantahockey, tenendo presente le stelle che sono arrivate in Svizzera durante questo lockout, poi magari sai anche il nome di qualcuno che potrebbe arrivare a breve. Ci fai i tuoi 5 giocatori ideali? Fai una squadra in fantahockey dei giocatori che sono arrivati più forti. Iniziando da... aspetta, 4. Max Pacioretti deve esserci per forza. No, I don't rank myself. No, there, io no, but, io non mi coinvolgo, però mettiamo persone che giocano già in Svizzera o che giocano in tutto il mondo? All over the world? In tutto il mondo? Say, no, di quelli che sono arrivati in Svizzera. In Switzerland? Sì. Switzerland. Who do you think is like 5 best players? Obviously Joe Thornton, Rick Nash, Jason Spezza. Jason Spezza. On defense, probably in difesa, forse Yossi and, i due svizzeri, Yossi e Streit. And then for, in porta Marco Baron. Yep. Certo, sì, sì, assolutamente. Sì, vinceremo il campionato con lui in porta. Senti, siamo quasi in chiusura, purtroppo il tempo è volato, però hai parlato e già, come tutti gli stranieri che arrivano ad Ambrì, è rimasto colpito comunque dal calore, certo, del tifo. Ti hanno già spiegato che settimana prossima c'è una partita che è un po' più importante, un po' più sentita dai tifosi? Paolo Duca sicuramente nei viaggi tra Ascona e la pista qualcosa ti ha già detto. I've learned a lot about the rivalry. Actually, mi hanno già spiegato un po' di questa rivalità. Dunque, sicuramente quando giochiamo con Lugano c'è molta gente. L'unica. Tutti i ragazzi nella squadra ne hanno parlato di questo derby che sta arrivando. Sarà una delle esperienze più interessanti che farò qui in Svizzera. Quindi sono veramente molto curioso di vedere. Non ho mai giocato in una situazione del genere, ma sarà molto divertente. Non vedo l'ora. Preparati, Marco. No. Preparalo un po' a quello che sarà il derby. Parlo in italiano? Ti parlo sì, in inglese. No, così capiscono anche a casa. Ok, la mia prima partita, quando sono arrivato, mi fa strano parlarci in italiano. It was a derby. Quindi la prima volta che sono venuto qui è stato un derby, quindi non sapevo che cosa sarebbe stato. Prima partita, primo derby. Fra traduzione italiana. Sì, vai tranquillo, vai tranquillo. You'll see, it's really a big thing. Vedrai, è veramente una cosa unica, un'esperienza unica. Beh, la rivalità c'è, è un derby, certo, ma vedrai. È una cosa che non si può spiegare, è completamente diverso. Se le due prime partite ti hanno stupito, vedrai il derby cos'è. A livello dei fan, a livello dei tifosi. È incredibile, forse l'hai già visto, ma sinceramente non penso. No, non credo neanch'io. Tutti ne hanno parlato davvero e mi fa venire in mente un po' i video delle partite di calcio, ecco. È come se fosse appunto uno stile di vita. Si dice che giocare nel Canadien è uno stile di vita, ma diciamo tutti questi tifosi che stanno in piedi per tutta la partita, cantano, urlano, e insomma deve essere veramente una cosa straordinaria. Io temevo, Marco, che con le tue parole lo avessi preoccupato e invece... Negli occhi si vede che si sta già godendo il suo primo derby. Vada come vada, si sta già godendo un'atmosfera che è strano a dirsi, in National Hockey League. Non... Se lui è abituato a quelle pressioni, la NHL, è quello che, come ha detto lui, è passato un po' veloce. Ma il giornalismo a Montreal è una cosa che qui non ci rendiamo neanche conto. A Montreal la pressione che hanno i giocatori, ma sanno tutto da tutti. Quante volte vai in gabinetto al giorno praticamente, te lo dico io, è una cosa, e lì non puoi fare assolutamente, te lo garantisco, se tu esci di più ti fai prendere un posto o l'altro. Montreal è forse, lui che è nato, è americano, gioca a Montreal, lui conosce bene la NHL, magari ti può dire di più, veramente la pressione giornalistica è molto molto difficile a Montréal. Noi siamo molto più bravi, cioè la pressione giornalistica in Svizzera è niente, quindi puoi, da quel punto di vista puoi stare tranquillo. Montréal è il posto più bello al mondo per giocare a tennis. Sì, a tennis. L'altro giorno la bottiglia. La bottiglia è sempre lì sotto, ah ok.
It's the best place in the NHL, that's for sure. Posto più bello nella NHL, questo sicuramente, ma come dico, le differenze sono diverse ovunque tu vai. Quando gioco nella NHL voglio giocare per il Montreal, ma adesso che gioco in Svizzera, l'Ambrì è proprio l'atmosfera che voglio, che cercavo, e continuo a dire che in un certo senso si assomigliano tanto, i tifosi delle due squadre si assomigliano, per quello mi piace l'Ambrì. E allora, abbiamo aperto proprio con un parallelo che sembrava improbabile, Ambrì-Montreal, abbiamo chiuso proprio con un parallelo Montreal. Ambrì, io ringrazio Marco Baroni e soprattutto Max Pacioretti per essere stato a Sporn Non Stop in nostra compagnia. Voi non cambiate canale, perché tra poco ci sarà la Domenica Sportiva in compagnia di Aramis Dozio, che vi racconterà tutto quello che è accaduto in questa domenica, e poi se vorrete tra 7 giorni ci ritroverete qui puntuali a Sporn Non Stop. Grazie ancora.